stato un anno difficile, voglio ringraziare tutti i genitori, gli insegnanti delle BESTA perché sono sempre stati presenti, stati al nostro fianco, nonostante chi ha occupato il parco ha minacciato, usato violenza. Io penso che tutte le persone che anche da fuori Bologna sono venute per trasformare il Parco Don Bosco in una finta Val di Susa, adesso potranno finalmente lasciare il Parco Don Bosco perché non hanno più nessun motivo per stare lì. Gli alberi non verranno abbattuti.